Veronica, proprietaria della bussola, che cosa ci vuole dire a questo proposito? Che il 27 luglio, la mattina del 27 luglio abbiamo trovato questa buca con delle strisciate, diciamo, della tartaruga che poi ha depositato le uova e si è rinata verso il mare. Però avevamo avvertito la capitaneria di porto abbastanza in ritardo e questa buca è stata scambiata per una solita buca di magari una buca umana. E quindi ecco perché questo non è stato trasferito, questo nido, perché alla fine è risultato, insomma, non segnalato. E quindi oggi è la grande sorpresa, vero? Una bellissima sorpresa. Si sono schise queste uova e questa mattina abbiamo trovato, diciamo, l'invasione delle tartarughe marine nel nostro stabilimento. Bellissimo. Bellissimo, emozionante. Immagino. Grazie. Veronica, che è successo stamattina? Che le tartarughe non sono andate verso il mare? Sono andate verso l'entrata dello stabilimento. Pensiamo che sia stata la luce dello stabilimento accanto che l'abbia condotte verso... Sì, perché si sono schiuse di notte, insomma. Sì, sono schiuse questa notte e poi questa mattina si sono dirette, diciamo, verso l'entrata. E infatti questa sera le... Verso dopo il tramonto le conduciamo verso la retta via, mare. Ovviamente con gli esperti della regione Lazio, di Tarta Lazio, faranno questo lavoro. Certo. E quindi qua in tutto lo stabilimento si vedono le impronte delle tartarughe, eccole, sì, qua dappertutto. Anche di qua. Perché ricordiamo che di 30 che si sono schiuse, 17 sono quelle che libererete stasera, ma 13 sono state involontariamente già liberate, sì, no? dal bagnino. Queste sono tutte le impronte delle tartarughe. Sono 17, la temperatura è 27,3, che è quella della sabbia, no? Sì.